Expo da subito ha voluto caratterizzarsi come un Expo della conoscenza. Noi abbiamo detto da subito che non avremmo costruito nessun landmark fisico, quindi nessuna Torre Eiffel o Atomium, ma avremmo costruito un centro per lo sviluppo sostenibile, un punto di una rete di ricerca, di formazione per lavorare in network con tutti gli scienziati, con tutti i ricercatori, con tutti i centri di formazione, formazione professionale, educazione, per contribuire a dare risposte a queste sfide. E quindi questo sarà il lascito di Expo, il centro per lo sviluppo sostenibile, il lascito per il mondo naturalmente, poi avremo un lascito per la città e questo sarà sicuramente molto importante, ma il significato in questo contesto è quello che Milano vuole dare come contributo al dibattito scientifico nel mondo. Il primo tavolo che abbiamo avuto con le università. Il professor Veronesi ha lanciato l'idea di questa carta, di questo manifesto per la fame nel mondo e per l'alimentazione corretta. Abbiamo raccolto questa sua idea progettuale e adesso la stiamo sviluppando. Quindi io sono profondamente grata a Umberto Veronesi che come sempre è una persona che ha da un lato una capacità di visione e dall'altro la capacità di tradurre in realtà le sue idee, i suoi progetti. So, thanks to all of you, grazie a tutti voi, grazie naturalmente anche a Sergio Escobar che ci è ospita in questo nostro straordinario teatro che sempre di più è davvero un centro dal quale si emana una forza, un'energia che contagia tutti. E quindi grazie a tutti.